Grazie a regole precise e importanti protocolli di sicurezza sono ricominciate a partire da questa settimana le prime visite dei familiari, degli ospiti della struttura Casa Roverella. Tra le misure essenziali previste dal protocollo nazionale per poter accedere alle visite risultano esserci il completamento del percorso vaccinale, una certificazione che attesti la venuta guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi oppure un tampone con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti all'incontro. Obbligatorie prima e durante la visita anche le altre regole di sicurezza, tra cui la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani prima dell'ingresso, l'utilizzo della mascherina durante la visita e la firma del patto di condivisione del rischio, attraverso cui visitatori e parenti si impegnano a mantenere comportamenti per evitare il contagio anche al di fuori della struttura. Le visite sono ripartite lunedì e per noi è un impegno... Per la struttura chiaramente è un impegno perché comunque ulteriore rispetto alla normale gestione, perché comunque richiede l'impegno di eh, ulteriore risorse umane. Su questo ci sta dando un grosso contributo l'Anteas attraverso la messa a disposizione di volontari. Le regole sono che eh, venga un familiare alla volta. E, poi i familiari chiaramente possono, possono variare. Durante la giornata eh, riusciamo a fare una quindicina di visite tra mattina e pomeriggio e diciamo che ogni familiare nell'arco della settimana riesce a eh, vedere il proprio congiunto almeno tre volte. A seguito della pandemia il sistema pubblico ha dovuto reperire ulteriori risorse eh, sanitarie, quindi medici e infermieri. Quello che ci ha toccato a noi come struttura, ma non solo a Casa Rorella, credo tutte le strutture che si occupano della gestione di persone anziane è la carenza di personale infermieristico che è stato appunto assorbito dal sistema pubblico. Da parte nostra e da parte di tutte le strutture che si occupano appunto di residenzialità per anziani c'è quella di sollecitare la regione affinché intervenga nel, soprattutto nell'aumentare il numero di persone che vengono formate nelle scuole infermieristiche e c'è un'altra possibilità che è quella di eh, abilitare l'OS, che è una figura socio-assistenziale, a svolgere alcune mansioni eh, di natura sanitaria a supporto dell'infermiere. Gli ospiti finalmente dopo più di un anno possono toccare le mani dei loro cari e lo stesso per i familiari, fino a questo momento i contatti... C'erano stati, perché abbiamo cercato di mantenere il più possibile un filo diretto con la famiglia, ma erano contatti attraverso tablet, quindi attraverso videochiamate, quindi non c'era il tatto e questo è mancato tanto, quindi tante lacrime ci sono state adesso in questi primi incontri. Sono stati mesi davvero duri dal punto di vista psicologico, ci sono stati del, un aumento molto importante di tutti i disturbi dell'area dell'umore e un aumento dei disturbi comportamentali, quindi delle sindrome di declino cognitivo. È stato tanto difficile anche per i familiari perché comunque era forte il senso di, di impotenza, comunque eh, noi cercavamo di eh, mantenere un contatto però alla fine si dovevano comunque fidare e affidare totalmente a noi e alle nostre parole, non c'era il loro supporto, quindi eh, il nostro lavoro di psicologo è poi... È, è con... Ovviamente è cambiato tanto in questi mesi, quindi siamo passati dal fornire un sostegno generale alla struttura, agli operatori e eh, ai familiari, al diventare proprio il, tramite il collegamento eh, tra la struttura e la famiglia. Le emozioni diciamo che sono un po' contrastanti tra il, la soddisfazione di, di rivedere i familiari e comunque eh, rivederli in queste condizioni, perché comunque sia. La mia è una situazione che non è eh, diciamo, di contatto diretto, è un contatto soltanto visivo, però almeno abbiamo fatto un passo avanti tra la videocamera e, e la presenza, quindi è già un, un miglioramento.